All Blacks, vittoria importante, però avete sofferto all'inizio, perdevate 2-0, poi grande rimonta, no? Primo tempo un pochettino eravamo un po' schiacciati, siamo andati sotto 2-0, sì, diciamo. 2-0. Poi a fine primo tempo c'è un pochettino stabilizzato, il nostro pareggio, nel secondo tempo abbiamo controllato la partita incisa due volte. Com'è questo avvio, diciamo, strano? Non è da voi, è la digestione, siete già alle 3 sabato. Indovina, voleva battere il rigore alla fine, perché non gliel'avete permesso? Infatti nelle prossime partite vedremo se si potrà fare così. No, comunque prima io ho fatto il rigore. Palla in curva, no, sicuramente l'ho fatto io il prossimo rigore. Giustamente mi dice perché non lo posso battere se di solito gli batte i vigni. Vabbè, vado al campo. O Blacks, se voi credo che rimanete terzi con questa. Che posizione avete? Ci sono scontri della prima e la seconda. Quindi diciamo state alla finestra per vedere. Almeno una posizione la guadagniamo praticamente sicuro. Questi Real Man a breve non hanno messo in serie difficoltà? A te sì, lo vedevo da dietro che cercavo il contatto. Nel primo tempo un pochettino sì, nel secondo tempo non sei quello di da Livigni, Tomorosi. Comunque sono buona squadra, sbagliato due cose, ma così. Prossimo turno se le Sao, impegno facile tra virgolette. Insomma, se le Sao. Intimorisce il nome. Gioca a Cacao. No, non c'è Cacao. C'è Mazzola, Alessio Mazzola. Non è Cacao però. Va bene, ok ragazzi, dai, allora complimenti per la vittoria, ci vediamo sabato. Salutiamo anche la Costante. Ah, domani avete la partita Staff Inter School, io sono il capitano però. Non posso giocare. Però io non ci sarò domani. Noi avremo tante assenze pesanti, non so voi. Lui non gioca. Io non lo so giocare. È come... Cioè, ha giocato rosso e pagano. Non gioca. Vabbè, speriamo che sia anche questa una bella partita. Ah, sei un marchione, oggi Paga era impegnato, diciamo. Con Federica. No. Ci ha tradito il nostro centrale difensivo. Dice che non c'è la gamba. Comunque un saluto generale allo Stricco Vargas. Io pure. Italo. Quanta fiorentina sei? È a San Martinez. Come? Va bene ragazzi, vi saluto. Ciao. Filippo Bruno, oggi questi Real Man a breve avevano la vittoria in pugno, almeno nel primo tempo, poi disastro, qualche errore difensivo. Sì, eravamo partiti più che bene, subito prendendo di sorpresa gli All Blacks, riuscendo con dei buoni 1-2 ad arrivare addirittura al 2-0 e per buona parte del primo tempo avevamo questo vantaggio. Stavamo giocando molto bene, di prima anche, con scambi veloci. Distrazioni, poi poca attenzione in difesa e gli avversari approfittarne, si sono portati addirittura sul 3-2 nel primo tempo. Poi nel secondo tempo, nonostante il nostro assedio, sono stati bravi a sfruttare le nostre mesi difensive, in contropiede ci hanno punito e poi alla fine il rigore che ci stava tutto. Le assenze pesanti di Cali e Mesiti però sono fatte sentire. Sì, hanno pesato tantissimo perché comunque fisicamente sono due giocatori che ci mancavano, che Cristian e Alessandro sono due bestioni e in difesa sono molto difficili da marcare, però comunque vi volevo fare i complimenti agli All Blacks perché anche se comunque noi abbiamo sprecato e magari meritavamo più gol di quelli che abbiamo fatto, loro hanno corso molto più di noi e vero anche che tutti i nostri giocatori venivano da una settimana di febbre tranne me, ma quindi mi verrà sicuro perché... Anche se posso dire che da persona estranea ai fatti, cioè io ho visto la partita. Cioè ragazzi, di tutta la Serie B ora come ora penso che i Menabrea siano la squadra che nelle ultime partite mi ha maggiormente impressionato. Cioè comunque insomma io da special averli là dietro di me ho un po' paura onestamente. A scantare. Sì. Quindi non va bene sta cosa. No, bella partita. Guarda, noi non siamo una squadra scarsa non meritiamo la posizione che abbiamo, però comunque l'abbiamo perché non riusciamo mai a essere il gruppo completo. Cioè se avessimo la formazione proprio quella titolare, ce la potremmo giocare con tutti. E con i Mojitos che si farà?
Primo Itos. Ah, se non vince Toscano. È un derby per te, no? Sì, è la mia ex squadra di. La squadra di Capitan Gandolfo. Quest'anno hanno fatto giocano un ottimo calcio. E devo dire che mi hanno stupito perché onestamente giocano veramente bene e meritano la posizione che occupano. Fatto sta comunque che noi dobbiamo. Comunque dobbiamo meritare. Hanno segnato i banalissimi. No, fatto sta che noi dobbiamo comunque ottenere la vittoria, dobbiamo puntare al massimo. Okay. Io sarò il suo primo sostenitore perché comunque penso che Filippo abbia non poche che soddisfazioni da levarsi, perché cioè, ritengo che cioè, l'anno scorso non si sia veramente capito il reale potenziale del Bruno giocatore e persona, quindi gli auguro di fare, come ho detto, una grandissima partita. Vi lascio allora in intimità, ragazzi. Okay. Alla prossima, ciao. Sabato, ciao.